Buonasera dal telegiornale di Imperia TV. Si apre una nuova fase politica per Sanremo. Stamani il sindaco Alberto Biancheri ha revocato le deleghe a tutti gli assessori e ha azzerato la giunta. Il primo cittadino si riserverà qualche giorno di riflessione e di confronto per determinare la prossima squadra di governo. Vediamo. Questa mattina il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha revocato le deleghe a tutti gli assessori comunali, azzerando la giunta. In questi giorni è in corso una riflessione politica all'interno della coalizione che mi sostiene. Per facilitare questo confronto fondamentale nel gestire il rinnovamento politico in atto all'interno dell'amministrazione e nel definire gli importanti obiettivi di mandato del prossimo anno e mezzo, ho ritenuto opportuno revocare le deleghe a tutti gli assessori, che ringrazio per il lavoro svolto in questi anni e per i tanti risultati raggiunti in molti settori, ha dichiarato il sindaco Biancheri. Il primo cittadino si riserverà qualche giorno di approfondita riflessione e di confronto al fine di determinare la prossima squadra di governo, in linea con gli obiettivi prefissati insieme a tutti i componenti dell'amministrazione. In questa breve fase transitoria, il primo cittadino ha chiesto a tutti i consiglieri comunali massima disponibilità nel supportare l'azione amministrativa degli uffici comunali. E restiamo su Sanremo, dove i carabinieri hanno identificato e denunciato gli autori della rissa avvenuta nel mese di giugno in via Palma, nella Pigna. Il movente, una rapina subita da una donna. Sentiamo. I carabinieri della Compagnia di Sanremo, al termine di una scrupolosa attività di indagine, hanno identificato e denunciato in stato di libertà tutti gli autori della violenta rissa avvenuta lo scorso mese di giugno in via Palma, nel centro storico della Città dei Fiori. Protagonisti della vicenda, due gruppi di magrebini che si sono affrontati nei vicoli della Pigna armati di pietre e coltelli. Un episodio di violenza che aveva creato scalpore nella popolazione, soprattutto a seguito di un video pubblicato su Facebook. Proprio da tale video sono partite le indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia amatuziana, che hanno portato all'identificazione di tutti i soggetti coinvolti e a risalire al movente della rissa. In realtà la lite era soltanto l'episodio finale di una serie di aggressioni tra cittadini marocchini. Infatti, nei giorni immediatamente precedenti ai fatti, il primo e 2 giugno si erano verificate altre due aggressioni in via Martiri della Libertà, in cui sono rimasti feriti due magrebini. Anche per quei due episodi, i carabinieri hanno individuato gli autori e denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate e porto di armi atte ad offendere un 18enne siriano e un 45enne marocchino. Per l'episodio di Via Palma, invece, sono stati denunciati in stato di libertà 8 magrebini, quasi tutti tunisini tra i 20 e i 30 anni di età. Alla base di questi scontri vi era la tentata rapina di una borsetta perpetrata ai danni di una donna, compagna di uno degli extracomunitari coinvolti. Anche in questo caso i carabinieri sono risaliti all'identità dei responsabili tra i magrebini denunciati in stato di libertà per tentata rapina in concorso. Questi non sono riusciti a portare a termine la rapina della borsetta della donna a causa dell'intervento di una terza persona. Da questo episodio sono scaturite una serie di aggressioni, vendetta tra magrebini fino alla rissa di Via Palma, tutti episodi che sono stati ricostruiti e collegati tra loro dai carabinieri della Compagnia di Sanremo. In totale, dunque, le persone denunciate in stato di libertà nei vari episodi sono state ben 13. Non si esclude che a carico di soggetti coinvolti possano essere emesse dall'autorità giudiziaria delle misure cautelari. Alcuni di loro si trovano già in carcere per altri reati. È scattato questa mattina il divieto di transito sul ponte del Rio Bavera, ultimo collegamento per raggiungere Monesi di Treora. Domani il presidente della provincia, Fabio Natta, incontrerà una delegazione di sostenitori di Monesi. Il servizio. Come annunciato, è scattato questa mattina il divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni sul ponte del Rio Bavera, che rappresentava l'ultima via di comunicazione percorribile per raggiungere Monesi di Treora. Il provvedimento è stato disposto con ordinanze emesse dalle province di Imperia e Cuneo, entrambe competenti in questa zona che rappresenta un crocevia tra Liguria e Piemonte. La chiusura del ponte è stata decisa a seguito di perizie tecniche, che hanno evidenziato il rischio di crollo della struttura, soprattutto in
in caso di abbondanti precipitazioni. Domani il presidente della provincia di Imperia, Fabio Natta, riceverà al Palazzo Provinciale una delegazione di sostenitori di Monesi per fare il punto sulla situazione e la possibilità di interventi di ripristino della viabilità. Presentato questa mattina a Genova il 57esimo Salone Nautico, in programma dal 21 al 26 settembre. Il presidente della regione, Giovanni Toti, lo ha definito un'eccellenza a livello nazionale. Sentiamo. Direi che se il buongiorno si vede dal mattino, come si dice, sarà un vero salone della svolta. Un vero salone di svolta per il settore della nautica, che per il secondo anno cresce con numeri a due cifre, quindi una crescita ormai, diciamo, consolidata, e visto che la Liguria ospita gran parte dei cantieri navali d'eccellenza, dei cantieri di nautica da diporto d'eccellenza, è un dato per noi positivo. Il salone, abbracciato a questa splendida città di Genova, con tutta l'offerta messa in campo in modo sinergico dalle istituzioni, è un'ulteriore novità a supporto del settore. Quindi direi che, come dire, l'indice di fiducia è molto alto e crediamo che sia un salone veramente di svolta per Genova e per la nautica. Un rapporto di vera partnership, cioè come si fa in tutto il mondo quando si mette assieme per lo stesso obiettivo. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo, l'obiettivo di avere un salone di successo, che vuol dire una grande e bella ricaduta per la città. Quindi noi vogliamo che la città abbia una ricaduta commerciale e che i turisti non solo vadano a vedere delle belle barche, ma vengano anche a vedere una bella città. Per noi è importante, quest'anno per la prima volta faremo anche uno stand insieme al Comune di Genova, quindi le due istituzioni, Regione e Comune, assieme per rilanciare il Salone Nautico di Genova. È la prima volta che viene fatto in maniera così concreta, mettendo insieme investimenti, eventi e riuscendo a organizzare non solo un salone che prevede un maggior numero sia di barche che di aziende che partecipano all'evento, ma anche tanti eventi in città come mai era stato prima. Quindi credo una svolta finalmente a parte di una città che sta tornando a investire sul mare e sulle attività legate alla nautica. Allora, come avete visto, sarà un grande salone. È un salone, l'abbiamo detto, con tantissime novità. La novità più importante, e che quella che ha smosso in maniera significativa le cose, è questa alleanza tra le istituzioni locali e Ucina e il suo salone, affinché questo salone sia veramente qualcosa di diverso rispetto al passato, e sono enormemente grata alle autorità per questo. È un salone grande perché abbiamo riempito le darsene, abbiamo riempito i capannoni, abbiamo saturato gli spazi che avevamo a disposizione, e questo è merito delle aziende che hanno tenuto duro in questi anni di crisi, che hanno tenuto in piedi il salone e meritano di avere un salone dove ci sarà un'affluenza, ci aspettiamo, assolutamente superiore agli anni precedenti. C'è più offerta in termini di prodotto, ci sono più espositori, ci sono più imbarcazioni e la darsena è riempita. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha firmato un'ordinanza per il contenimento e il controllo della presenza di cinghiali nelle aree urbane. Il fenomeno infatti può causare rischi alla sicurezza della circolazione e all'incolumità delle persone. Sentiamo. Contenimento e controllo della presenza di cinghiali nelle aree urbane, interventi a tutela dell'incolumità pubblica, dell'igiene e della sanità. Sono questi gli obiettivi dell'ordinanza firmata dal sindaco di Genova Marco Bucci, su proposta dell'assessore alla sicurezza e polizia locale Stefano Garassino, per adottare misure adeguate ad affrontare la diffusione di ungulati in zone ad alta intensità abitativa. Il fenomeno, che comporta rischi relativi alla sicurezza della circolazione e all'incolumità pubblica, si è in questi mesi ulteriormente aggravato. Dall'inizio dell'anno sono infatti 740 le segnalazioni registrate presso la centrale operativa della Polizia Municipale. Sono quindi state attuate nuove e più strette forme di coordinamento operativo tra Comune di Genova e Regione Liguria, cui compete la gestione della fauna selvatica. La nuova ordinanza stabilisce la rimozione dei cinghiali a cura del personale preposto alla vigilanza faunistico-venatoria, coadiuvato, qualora possibile, dal personale della Polizia Municipale, adottando misure più efficaci e risolutive per assicurare la pubblica incolumità e la tutela della salute dei cittadini. Secondo l'ufficio economico della CGL Ligure, sono diminuite le ore di cassa integrazione guadagni richieste nella nostra regione. I dati INPS evidenziano una diminuzione di 700.000 ore rispetto allo stesso periodo del 2016, in particolare in un servizio.
Tra gennaio e luglio le ore di cassa integrazione guadagni richieste in Liguria sono state pari a 5.480.000 ore, con una diminuzione di 700.000 ore, meno 11,3%, rispetto al livello raggiunto nello stesso periodo del 2016, quando erano state 6.180.000 ore. Il dato emerge dalle elaborazioni dell'Ufficio Economico della CGL Ligure su dati INPS. La cassa straordinaria ha totalizzato 4.190.000 ore, quella ordinaria 926.000 ore e la cassa in deroga 360.000 ore. Ben il 59% delle richieste di cassa integrazione straordinaria riguarda la provincia di Savona, più 64% rispetto allo stesso periodo del 2016, il 30% la provincia di Genova, meno 50,7%, il 9% la provincia di La Spezia, meno 19%, e solo il 2% la provincia di Imperia, meno 59,9%. Calcolare il costo del bollo in base al tasso di inquinamento del veicolo e non più in base alla potenza del motore. Questa è la proposta che potrebbe già diventare realtà il prossimo anno. Vediamo. Un bollo auto progressivo, più caro per le macchine maggiormente inquinanti. È questa l'ipotesi già ventilata a giugno dal ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda e che ora è sul tavolo della Commissione Ambiente del Senato. L'idea è quella di calcolare il costo del bollo in base al tasso di inquinamento del veicolo e non più in base alla potenza del motore. Più l'auto inquina e più la tassa del bollo sarà elevata. Ad essere penalizzate saranno dunque le categorie di auto Euro 3 altamente inquinanti. Questa ipotesi, spiega alla DN Cronos Laura Puppato, senatrice PD e componente della Commissione Ambiente del Senato, rientra in una prima fase di avvio di un tipo di valutazione economica basata non solo sul PIL, ma anche sulla sostenibilità e sulla giustizia ambientale. L'iniziativa rientra nel tentativo di sensibilizzare la società al tema della sostenibilità, con la speranza che questa iniziativa possa essere inserita nella legge di bilancio 2018. Se così fosse, la novità verrebbe adottata già il prossimo anno. Ora una breve pausa, restate con noi. Periodo positivo per il Casinò di Sanremo. La casa da gioco ha infatti chiuso agosto superando i 31 milioni di euro di incassi, molte anche le vincite. Sentiamo. L'euforia vacanziera ha inondato le sale del Casinò, che chiude in bellezza l'ottavo mese del 2017, superando 31 milioni di incasso, con un surplus pari allo 0,60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Va però evidenziato come al netto del poker, rimasto fermo per motivi strategici da maggio a luglio, l'azienda è cresciuta del 2,2%, mentre il gioco lavorato, 7,3 milioni in 8 mesi, ha realizzato una crescita percentuale del 6,8%. La roulette francese infatti ha registrato un incremento del 5,3%, mentre i giochi americani dell'8,8%. Nello stesso periodo il business elettromeccanico si è attestato a 23,8 milioni, con una crescita dell'1% rispetto ai primi 8 mesi del 2016. Ha contribuito alla buona performance annuale l'introito del mese di agosto 2017, che ha visto l'ottima ripresa per tutti i giochi. Per molti turisti le 98 nuove slot di ultima generazione installate negli ultimi mesi dal team Casinò, tra le più moderne del settore, hanno assicurato divertimento coronati da premi importanti superiori ai 5.000 euro. Sono stati 71 i super jackpot centrati che hanno raggiunto moltissimi turisti, italiani e stranieri, per un montepremi complessivo di 781.000 euro. Inoltre, premi superiori a 20.000 euro sono andati a ospiti milanesi, savonesi e piemontesi. Aumentano nel Mar Ligure gli avvistamenti di cetacei. Stando ai dati della Fondazione Cima, sono state avvistate numerose specie, comprese alcune che non si vedevano da anni. Vediamo le immagini. Il Mar Ligure è come un acquario a cielo aperto, in aumento infatti il numero di avvistamenti tra i cetacei in questa prima parte di 2017. Balenottere, capodogli, mante, tartarughe marine, dai dati di inizio agosto della Fondazione Cima, Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale, risultano ampiamente superati gli avvistamenti registrati in tutto il 2016. Il 2017 è sicuramente un anno più ricco rispetto al passato. Ad oggi sono state 205 le balenottere comuni avvistate, più del doppio rispetto a tutto il 2016.
ma anche un maggior numero di capodogli, zifi, una tipologia di delfini molto rara, globicefali e un numero di grampi al largo di Genova. Un avvistamento, quest'ultimo, che ha suscitato parecchio interesse a livello internazionale, visto che la specie non veniva vista in questa zona da almeno 2 anni. Numerosi anche gli avvistamenti di delfini e tursiopi. Accanto ai cetacei, il 2017 fa registrare anche un picco negli avvistamenti di tartarughe marine, con 16 tartarughe carretta-carretta avvistate in un solo pomeriggio. Insomma, un prezioso patrimonio di biodiversità marina da proteggere e tutelare nel rispetto dell'ambiente. Murales contro il bullismo. Questo è il titolo del progetto presentato dall'Associazione Genitori Attivi, che chiede un aiuto per poter vincere un piccolo montepremi al concorso nazionale La Buona Vernice. Si tratta di un concorso che premia i 10 progetti solidali più votati sul web e scadrà venerdì 8 settembre. Il Murales partecipa come unico ligure e per il momento gli imperiesi si trovano in terza posizione. La vincita consentirebbe di migliorare un campetto pubblico di Imperia. Per votare è sufficiente andare sul sito renneritalia.com e votare il progetto imperiese. Si può anche scegliere l'opzione Vota tramite Facebook andando sulla pagina Facebook di Renner Italia. Cosi da Roscia chiude in modo positivo il bilancio dell'estate per quanto riguarda gli eventi e il turismo. Il borgo si conferma inoltre centro di benessere con la presenza di anziani a dir poco longevi, come ci ha spiegato il sindaco Danilo Gravagno. Signor Sindaco, Cosio da Roscia chiude l'estate con un bilancio positivo, tutto sommato come iniziative, come presenze, tra l'altro guarda anche avanti come paese dei centenari, possiamo dire, in un certo modo. Sì, possiamo ritenerci soddisfatti, abbiamo un'associazione Pro Loco che lavora, si può dire, a tempo pieno. Le persone del paese reagiscono bene, nelle feste siamo tutti compatti e poi con soddisfazione è la seconda persona che compie 100 anni nel mio mandato, la signora Maria Gastaldi. Il 25 agosto ha ricevuto la targa dal comune e ha compiuto 100 anni. Quindi insomma vuol dire che l'aria di Cosio fa bene? Vuol dire che effettivamente si può definire il borgo del benessere, ecco. Diciamo che con soddisfazione possiamo fare questa affermazione. Un borgo che guarda molto al suo territorio, le erbe spontanee attraverso anche un museo, i piatti tipici attraverso la festa che ogni anno si svolge a Cosio, insomma tante iniziative. Tante iniziative sulla linea turistica, sulla linea della cultura e cerchiamo comunque di attrarre persone sperando che qualcheduno alla fine si fermi e decida di recuperare questi belli ambienti che rendono caratteristico il nostro paese. Da venerdì a domenica si rinnova a Vico Forte di Mondovia, attorno al santuario, la tradizionale fiera. L'appuntamento attira ogni anno migliaia di persone anche dalla Liguria, come ha evidenziato ai nostri microfoni il presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Ferruccio Dardanello. Cuneo, territorio vicino, quasi parente stretto di questa Liguria, legata indissolubilmente dalla storia al Piemonte. E allora a Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, chiediamo un'analisi sulla situazione economica. Questa crisi che continua a attanagliare i territori, come si riversa, soprattutto nei rapporti fra Liguria e Piemonte, soprattutto in queste terre che sono divise da un confine che è inesistente, è solo, come dire, geografico, ecco, a livello di studio e basta. A livello di montagne, di arco alpino, d'altra parte dobbiamo sempre ricordarci che le montagne uniscono, sono le acque che a volte dividono nella storia e credo che la nostra cultura, la nostra tradizione, la nostra economia potremmo vederla addirittura così coesa proprio nei prossimi giorni dell'Expo di Pieve di Teco, ma anche in questo grande Expo del Santuario di Vicoforte. Santuario di Vicoforte, ci saranno nei prossimi giorni penso 1 milione di persone che arriveranno a questa storica fiera del 1500, che ha 500 anni di vita, dove la Liguria e il Piemonte si innescavano un processo di coesione e anche di interscambio di produzione di merci, che la dice tutta di quella che è la nostra storia del passato e del preludio sempre di più alla storia del nostro futuro. Quindi una coesione che già c'è nella nostra storia e che deve sempre più diventare l'occhio
di un mercato che oramai più non è più nemmeno locale, nemmeno regionale, ma addirittura nazionale e internazionale, un elemento di nostra nuova competitività. Noi abbiamo tanti prodotti che insieme formano un paniere che penso poche altre aree del mondo possono avere a disposizione, e mi riferisco in modo particolare all'agroalimentare. Quindi mixare vini, tartufi con olio, con oliva, con olive, con tutto quel ben di Dio che insieme noi possiamo mettere insieme, legato logicamente alla generosa terra anche legata al mare, possano permetterci veramente di poterci proporre in modo determinante e vincente, credo, sui mercati anche lontani. E questo ci servirà in questa fase meno difficile di quella di qualche stagione fa. I dati di questi giorni ci confermano che c'è una ripresa, direi non faraonica, ma sicuramente visibile già e sostanziale, di una ripresa legata alle produzioni, legate al manifatturiero, legate anche ai consumi delle famiglie. Quindi c'è una situazione che pare sia uscito da questa stagnante situazione di difficoltà e di crisi. Allora, dobbiamo approfittarne di questa opportunità e metterci in bella mostra. Gli Expo servono anche per questo e le grandi fiere servono anche per questo, ma utilizzare meglio anche i social media, utilizzare anche gli strumenti della comunicazione per far capire anche alla nostra gente che ogni tanto non c'è il caso di andare tanto lontano, ma rimanendo a casa nostra e utilizzando i prodotti di casa nostra si possono ottimizzare tutte le ricette di questo mondo, ma io credo anche tutte le ambizioni enogastronomiche che ognuno di noi nel nostro cuore può e nel nostro pensiero può avere. Quindi io mi auguro che questo 2017 possa in questi ultimi mesi essere assolutamente all'altezza di quelle che sono le nostre aspettative, con nuovo lavoro per i giovani, che è l'altro grande tema sul quale oggi si ragiona in ogni ambiente, ma per ricominciare, grazie anche alle risorse che ci sono e che dobbiamo saperle sfruttare meglio comunitarie, per rimettere ali a queste terre fragili, come le abbiamo volute chiamare, ma che possono veramente creare grandissima e straordinaria prospettiva per il nostro domani. E proprio nel Cuneese arte e cultura saranno protagoniste il 9 e il 10 settembre in Piazza Boves con Arte in Piazza. Vediamo il servizio. Col presidente dell'associazione, insomma, parliamo di questa bella manifestazione 9-10 settembre Piazza Boves. Ecco, cosa troveranno i cunesi all'interno di questi due giorni? Arte in Piazza è sicuramente uno degli eventi che riesce a racchiudere arte e cultura all'interno del panorama cunese. Noi dell'associazione stiamo cercando di far riscoprire un po' arte, Piazza Boves, perché è una piazza che è stata un po' dimenticata negli anni. Quindi noi, appunto, tramite cultura, arte, iniziative, stiamo cercando di rivalorizzare questo posto. Arte in Piazza, appunto, è un po' il culmine di quello che sono le nostre strategie in questa direzione, e troveremo un sacco di iniziative, tutte legate appunto all'arte, ed è una delle poche manifestazioni, a mio avviso, che lascia un qualcosa di concreto anche dopo che è finita. Dopo i due giorni ci saranno delle opere d'arte vive sui muri. Ecco, l'ha detto lei, tantissime iniziative, addirittura oltre 100 artisti che verranno non solo italiani ma anche stranieri, quindi insomma un momento davvero importante per la città e soprattutto per questa parte della città come Piazza Boves. Sì, assolutamente, come dicevi ci saranno più di 100 artisti fra Italia e Francia, quindi ci sarà un panorama anche di tecniche miste, perché vedremo dalla scultura alla pittura, al body painting, ci sarà la street artist, e quindi si vuole dare anche un po' una ventata d'aria fresca sulla città e su tutta quella che è l'interpretazione attuale dell'arte stessa contemporanea, dando spazio anche a degli artisti emergenti, perché ce ne saranno tantissimi emergenti, ce ne sono di più quotati e rinomati, invece ci saranno giovani che si devono far conoscere. Beh, appuntamento importantissimo, dopo il grandissimo successo che c'è stato con l'edizione 2016, quest'anno c'è un'edizione che è decisamente implementata, manifestazione che poi mi sta praticamente a cuore perché è nata dai commercianti di Piazza Boves, dunque da un angolo importantissimo del suo centro storico, e che dopo appunto il grande successo dell'anno precedente sta crescendo a veramente dismisura, dunque un bellissimo weekend che ci aspetta in città. Ecco, si parlava appunto di Piazza Boves, della valorizzazione di questa piazza che passa anche attraverso queste iniziative, perché ha una vocazione particolare per la cultura e per l'arte. Assolutamente.
assolutamente, cioè, negli ultimi decenni, se vogliamo, Piazza Boise è stata più ricordata per le vicende urbanistiche rispetto ad altre vicende. È una piazza che si presta perfettamente anche delle manifestazioni, ne è stata la riprova appunto l'edizione 2016, che quest'anno non vedrà soltanto intanto la location principale su questa piazza, ma anche l'estensione ad altre parti della città. La possibilità di essere presenti quando si parla di arte e cultura è per la Fondazione una priorità. Noi abbiamo avuto modo di toccare con mano tutti gli eventi artistici e culturali, non solo alzano l'asticella di quello che sono le iniziative della nostra città e della nostra provincia, ma generano anche un indotto di natura economica. Qui a noi fa piacere essere presenti in queste iniziative. È stato presentato a Rocchetta Nervina il libro La Magnifica Invenzione, che racconta la storia dei primi scatti fotografici fatti nella Val Nervia. Ce ne parla il vice sindaco Alina Gastaudo. Oggi a Rocchetta è stato presentato questo libro, La Magnifica Invenzione. Parla dei primi scatti fotografici che sono stati fatti nella Val Nervia. Quindi in tutti i paesini, anche a Rocchetta. E soprattutto è stata una ricerca sui pittori che hanno, sui fotografi che hanno operato in questa zona. Le ricerche sono state fatte, sono tutte ricerche di archivio e qualcuno anche da privati. Quindi diciamo che in tutti i paesi ci sono 4 o 5 volontari, si sono attivati a cercare tra i privati e tutte le foto risalenti ai primi periodi del Novecento e molte sono state reperite anche nei vari archivi, soprattutto a Bordighera. E il volume è stato voluto dall'Istituto di Studi Liguri e i due autori sono della Vallata, praticamente di Apricale e di Pigna, sono degli amici. E quindi abbiamo tutti collaborato molto volentieri e l'opera che ne è uscita è davvero molto bella, soprattutto molto stimolante e così fa affiorare dei momenti di vita passati, sembrano lontanissimi nonostante poi non siano così tanti anni, ma cioè, ci dà la dimensione di quanto siano cambiati i nostri borghi e anche di quanto sia cambiata la fotografia, perché in realtà ci fa un po' sorridere vedere queste foto ora che siamo abituati alle nostre, a quelle che facciamo con grande facilità ora, a pensare a tutta la fatica e al lavoro che c'è dietro, però il risultato diciamo che è notevole. A causa del rifacimento della segnaletica orizzontale, domani dalle 7 e sino alla fine dei lavori in via Nino Bixio sarà progressivamente chiuso il transito. Sarà invece vietato il transito a tutte le categorie di veicoli domani e dopodomani in via Mario Calvino dalle 8 alle 19. E adesso rivia i venti e subito dopo i cantieri sull'autostrada dei Fiori. Fino alle 24 del 10 settembre, lungo la tratta Savona confine di Stato, sarà vietata l'esecuzione di attività che comportino la posa di segnaletiche di parzializzazione delle carreggiate, salvo per lavori che rivestano carattere di estrema urgenza. Diamo uno sguardo alle previsioni meteo dei prossimi giorni.
Domani, mercoledì 6 settembre, nuvolosità variabile, più compatta a Levante, locali schiarite più probabili a Ponente, piogge sparse con possibili rovesci o temporali anche forti sull'estremo Levante, qualche rovescio o temporale possibile nel corso del pomeriggio sulle aree interne, umidità su valori alti, venti in rotazione ciclonica, deboli da sud-est su centro Levante, da est nord-est a Ponente. Mare mosso a Levante, poco mosso a Ponente, in aumento a mosso. Segnalazioni protezione civile, alta probabilità di temporali forti sul Levante. Dopodomani, giovedì 7 settembre, cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, con tendenza ad ulteriore aumento della nuvolosità, a cui saranno associati possibili rovesci e temporali sparsi, al più moderati, più probabili sulle aree interne. Miglioramento a partire dalle ore serali, a partire da Ponente. Umidità su valori medio-alti, venti deboli variabili, mare mosso in calo a poco mosso a partire da Ponente. Siamo giunti in chiusura, grazie per essere stati con noi. Una buona serata.